già negli anni 60-70 Cortemira già allora era capitale della nocciola, perché in quegli anni diciamo che un'azienda importante che è vicino a noi, perché lo possiamo sicuramente citare, che è la Ferrero, a suo tempo già allora aveva fatto un discorso diciamo di territorio importantissimo, nel senso che aveva pensato di far lavorare le manovalanze, gli operai, venendoli a prendere nella nostra Altalandia. Questa secondo noi è stata una cosa molto lungimirante, perché in quegli anni naturalmente c'era un esodo da parte delle persone del nostro territorio verso la città, verso Torino, verso le zone industrializzate. E il fatto che la famiglia Ferrero comunque allora avesse istituito quello che ancora oggi c'è, che è ad esempio il trasporto per gli operai, quindi ancora oggi noi abbiamo un pullman che parte da Alba, fa il giro della nostra Altalanga e carica queste persone, le porta in azienda e poi le riporta sul territorio. Ha fatto sì che in quegli anni le persone, le famiglie rimanessero nel territorio e non si spopolasse l'Altalanga. Quindi ancora di questo dobbiamo dire grazie, l'abbiamo fatto anche ufficialmente qualche anno fa, dopo la scomparsa del Ferrero, abbiamo deciso in tutti i 38 comuni della nostra Altalanga di intitolare un qualcosa alla sua memoria. Quindi in questo momento, girando la nostra Altalanga, si possono trovare biblioteche, piazze, parchi giochi, luoghi di incontro intitolati a Michele Ferrero. Abbiamo puntato molto negli ultimi anni sul fatto della specificità di questo prodotto e del legame al territorio. Questo perché ovviamente noi riteniamo che la nocciola delle Langhe abbia delle peculiarità importanti, per cui si è lavorato molto anche sul fatto di dare delle denominazioni. Si sta lavorando in quella direzione. Le ultime cose che sono successe sono quelle che si è addirittura fatto una battaglia, diciamo, per poter far sì che il nome del cultivar Langhe non fosse possibile utilizzarlo in tutta Italia, che sembrava un'eresia questa cosa, e siamo dovuti anche ricorrere a un ricorso al TAR, però questo i giudici ci hanno dato ragione, e per cui tutti i comuni, che io ringrazio, a suo tempo avevano deliberato con noi per questa iniziativa, per far sì che si capisse che il nome Langhe non poteva essere utilizzato in Italia. Diciamo che un centinaio di comuni hanno aderito a questa iniziativa, naturalmente assieme alle associazioni di categoria e assieme ai produttori, soprattutto perché i produttori erano quelli naturalmente che erano i primi a fare questo ricorso, e come dicevo praticamente il TAR ci ha dato ragione. Sulla base di questo si è deciso di andare oltre. Il consorzio di tutela della nocciola è riuscito in questi ultimi mesi a portare avanti un'iniziativa importante, nel senso che ci sarà la possibilità per questo nostro territorio di avere la denominazione geografica Langhe, e questo perché credo che bisogna andare in un mercato che sta sicuramente evolvendosi e con numeri molto importanti e con quantitativi molto importanti. È giusto secondo noi dire che c'è una specificità e che è un prodotto secondo noi più buono, noi riteniamo che sia la nostra nocciola, e quindi che sia giusto che anche il consumatore abbia il dovere e il diritto soprattutto di sapere da dove viene questo prodotto. Quindi la denominazione geografica credo sia un aspetto importante. Allora, l'economia di Corte Emilia è basata molto sulla nocciola, anche su altri prodotti tipici sicuramente del nostro territorio, ma molto basata sul discorso della nocciola. Noi qui abbiamo parecchi produttori, quindi molte piccole aziende, di solito a carattere familiare, ma abbiamo un'evoluzione importante di quello che è la filiera della nocciola. In alcune aziende,
alcune industrie che praticamente fanno la lavorazione di questa nocciola e questo, diciamo, che porta praticamente l'economia di tutto questo territorio a 360 gradi. Quindi noi partiamo da tutta la filiera, dalla produzione della nocciola per arrivare alla lavorazione e per arrivare poi al prodotto finito. Da tantissimi anni, da più di 60 anni si svolge la sagra della nocciola, è un evento che naturalmente è fatto per la promozione della nocciola e ci sono convegni, ci sono incontri, degustazioni. Questo negli anni abbiamo cercato di valorizzarla e di andare oltre i nostri confini più vicini, no? Quindi di renderla più internazionale possibile. Tant'è che nel 2014 siamo riusciti anche a fare un evento molto importante, siamo riusciti ad ottenere il Guinness dei primati per la fila più lunga di nocciole, un riconoscimento importante che ci ha portato alla ribalta anche.